Ciao a tutti amici amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video sono su Microsoft Flight Simulator e lo sto utilizzando con il Pico 4. Come vedete ce l'ho in testa in questo momento, ma prima di parlarvi di come funziona appunto Flight Simulator col Pico 4, appunto questo è un gioco flat to VR, quindi direi di mettere subito la sigla. Eccoci qui, quindi sono con il Pico 4 in questo momento completamente in wireless, sto usando Virtual Desktop, lo sto usando dopo averlo settato come la guida che vi ho mostrato appunto in un video precedente, andatevela a recuperare come sfruttare al massimo il Pico 4 con appunto Virtual Desktop in wireless con il PC. Sto usando un router che è uno dei router più economici consigliati appunto dagli stessi sviluppatori di Virtual Desktop. Sotto in descrizione, come al solito, vi lascio tutti i link appunto per acquistare o per semplicemente vedere che router sto usando e quali sono i router consigliati. Quindi, detto questo, come va Flight Simulator con il Pico 4? E soprattutto quali sono le differenze con il miglior visore ad oggi come qualità prezzo per giocare a Flight Simulator, e cioè il Reverb G2. Allora, devo dire che il Pico 4 con Flight Simulator funziona, come potete vedere funziona. Adesso sono appunto in questo paesaggio bellissimo che è la baia di Hong Kong all'alba, quindi un paesaggio sicuramente suggestivo. Il visore funziona direi discretamente bene, considerando anche che siamo in wireless, però ci sono parecchi però, nel senso che non funziona proprio alla grandissima, nel senso siamo decisamente distanti dalla resa che possiamo avere con il Reverb G2. Allora, c'è da dire che Flight Simulator è il gioco probabilmente più pesante che potrete provare con il PC e in VR, e quindi già col G2 devo utilizzarlo con una risoluzione decisamente bassa rispetto al solito. Viaggio intorno ai 1800x1800 per occhio, per avere una fluidità discreta appunto con questo simulatore di volo, però comunque si vede direi abbastanza bene anche con il G2, anche utilizzando OpenXR Toolkit. Tra l'altro, OpenXR Toolkit, recuperatevi sempre uno dei miei video se non sapete che cos'è. Comunque, in ogni caso, OpenXR Toolkit funziona anche con il Pico, anche se diciamo non dà tutti questi vantaggi che dà con il G2. E chiaramente qua in questo sim l'assenza dell'entrata DisplayPort sul visore si fa decisamente sentire. Infatti con il Pico diciamo si vede abbastanza bene, e diciamo non c'è screen door effect, non ci sono particolari problemi, la nitidezza delle lenti è molto buona, però diciamo la compressione e la risoluzione comunque che bisogna tenere molto bassa, molto più bassa rispetto al solito dello streaming. Vi lascio anche magari le impostazioni di Virtual Desktop che sto usando con Flight Simulator, che ho dovuto abbassarle decisamente rispetto al solito, perché sennò veramente era ingiocabile. Mi scuso tra l'altro della voce ancora più di merda che ho in questo video rispetto al solito, ma come avete visto non ho neanche pubblicato tantissimo in questi giorni perché ho avuto praticamente un mega raffreddore che mi ha tolto respiro, voce per quasi una settimana, quindi sto recuperando un po' in questi giorni, però non volevo
appunto abbandonarvi proprio sul più bello mentre iniziavo i test più approfonditi appunto con il Pico 4 dopo avermi mostrato un po' di video introduttivi di come è il visore e di come diciamo si comporta proprio le prime impressioni e come usarlo al meglio col PC. Adesso lo voglio sfruttare e lo voglio testare per bene con tantissimi altri giochi, partendo appunto proprio da questo Flight Simulator, che sicuramente era uno dei titoli che più attendevate a sapere come girava con il Pico, e appunto però purtroppo vi devo già dare una delusione, nel senso che chi era magari indeciso tra il Pico e il Reverb G2 per giocare a Flight Simulator, vi dico già Reverb G2 tutta la vita. Con il Pico, per esempio, come vi dicevo prima, dovendo tenere abbastanza bassi i parametri dello streaming e la risoluzione appunto per farlo girare in maniera decente. E, per esempio anche l'abitacolo qui c'è le scritte, per esempio i tachimetri di questo aeromobile con il G2 sono perfettamente leggibili, mentre qua con il Pico veramente non si vede tutto offuscato, non si riescono a leggere i numeri dei tachimetri e anche qua i comandi non si riescono a vedere con chiarezza. A livello di prestazioni non sembra andare poi così male, però un vantaggio del G2 è che è sicuramente ottimizzato maggiormente per le librerie OpenXR, che sono le librerie appunto che usa Flight Simulator, mentre il Pico da questo punto di vista sfrutta al 100% SteamVR tramite Virtual Desktop per girare appunto in OpenXR, e questo già castra un po' di sulle prestazioni. Prestazioni appunto che comunque non sono super malvagie. Adesso ho bloccato anche gli FPS in modo da girare in riproiezione fissa a 36 fps, che sono la metà appunto dei 72, che è la frequenza in cui ho settato il Pico. Però la riproiezione con il Pico con Virtual Desktop funziona decisamente peggio. Infatti la rotazione della testa non è fluida come col G2, e anche lo scenario non è proprio fluidissimo, anche se vabbè, lo scenario in un gioco, in un sim del genere, non è fondamentale che sia super super fluido, però comunque almeno la rotazione della testa, per evitare di avere nausea, io adesso ho un po' lo stomaco di ferro ormai in VR, però faccio comunque fatica anch'io a sopportare la rotazione della testa qua con il Pico, perché è proprio scattosa. E tra l'altro, non so se si vedono anche a video, ci sono ogni tanto questi artefatti tipo dei quadrati, dei pixel che appaiono e scompaiono così a caso, e quindi direi anche molti artefatti, una visuale assolutamente che non è nitida, e prestazioni quindi non proprio esaltanti, fanno sì che non possa assolutamente consigliare questo visore al posto del G2 per utilizzare Flight Simulator. Per carità, un giro per vedere com'è, magari se ce l'avete sul Game Pass lo potete fare, tanto per togliervi lo sfizio, ma certo chi vuole utilizzare questo simulatore in maniera diciamo abbastanza consistente, quindi lo vuole utilizzare spesso in VR, sicuramente il Pico non è il visore ideale, direi proprio per niente, anche se comunque dobbiamo tenere conto che adesso sono completamente wireless. In ogni caso, anche se collego il cavo, come abbiamo visto nella guida che vi ho mostrato, che si può collegare anche il Pico con il cavo, non cambia praticamente niente, perché alla fine è come se girasse wireless, solamente se non avete un router decente vi consente di avere
una connessione molto più stabile, ma se avete già un router molto buono non cambia praticamente niente. Quindi ecco, direi che ho detto ormai tutto. Volevo fare un video molto breve, ma mi sa che ho parlato anche già troppo. E quindi per concludere il video, assolutamente Pico 4 con Virtual Desktop, ma con l'app di streaming anche proprietaria sua ancora peggio. Ho provato anche quella, ma lasciamo perdere. Quindi Pico 4 in generale su Fly Simulator, ripeto, si può utilizzare se proprio volete, ce l'avete sul Game Pass e volete togliervi lo sfizio di provarlo, ma per giocare in maniera seria, continuativa, assolutamente minimo compratevi un G2. Poi io, per carità, ho una 3070, quindi magari con una 3080 3090 riuscite a tirarlo sicuramente di più e magari a renderlo molto più decente. Però ripeto, già con una 3070 col G2 è assolutamente tutta un'altra storia. Ovviamente Fly Simulator è un gioco molto particolare perché utilizza anche molto lo streaming, appunto per streamare attraverso la rete, poi con la fotogrammetria ricreare i paesaggi, e quindi streamando dalla rete e collegandosi poi attraverso un router anche proprio per streamare il flusso video attraverso Virtual Desktop. Insomma, ci sono flussi di streaming incrociati che poi sto anche tra l'altro registrando. Quindi un'altra aggiunta, quindi sicuramente è uno di quei giochi, di quei sim assolutamente che utilizzati in questo modo fanno decisamente molta più fatica che utilizzati col cavo. Quindi Fly Simulator, se volete giocarci bene, prendetevi un visore col cavo, meglio il G2, ma insomma, l'importante è che abbia connessione diretta DisplayPort. Questo per concludere proprio per chiudere il cerchio e concludere il discorso su Fly Simulator in VR. Quindi direi che è tutto dal vostro Alessio Back to VR. Sicuramente in questi giorni testerò tantissimi altri giochi. Fatemi sapere nei commenti cosa volete vedere. Ve lo chiedo sempre, ve lo chiederò in ogni video, perché appunto questi video li voglio fare principalmente per voi. Quindi fatemi sapere cosa volete che provi prossimamente. In quanto a me, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.